Vi sentite mai un po' chef? Io non ho alcun titolo in cucina, però devo ammettere che ci sono alcune ricette che mi rendono così felice da farmi credere di essere una vera e propria cuoca. E tra queste ricette felici non può certo mancare il polpo croccante che io adoro e oggi vi proporrò insieme ad una delicata salsa ai peperoni. Vediamo la ricetta. Per preparare il polpo croccante con i peperoni abbiamo bisogno di... Per l'ingrediente principale abbiamo 1 kg di polpo già bollito, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine, 1 ciuffo di prezzemolo fresco. Per la salsa ai peperoni abbiamo 400 g di peperoni, 30 ml di latte, sale e pepe quanto basta, 1 cucchiaio di olio extravergine. Facoltativo, per la glassa di accompagnamento abbiamo 5 cucchiai di aceto balsamico, 10 g di zucchero. La prima cosa da fare è naturalmente pulire e cuocere il polpo. In sovraimpressione potete trovare il link di riferimento della ricetta specifica. Comunque la pulizia è relativamente semplice, diciamo. Io l'ho acquistato decongelato, poi ho rimosso il rostro, quindi il dente, l'ho pulito dagli occhi e poi l'ho fatto cuocere in acqua aromatica con un po' di carota, un po' di sedano per 18 minuti, calcolando 18-20 minuti per chilo di polpo, e poi l'ho lasciato completamente raffreddare nel liquido di cottura per far ammorbidire le carni, e questo è il risultato. Adesso lo lasciamo da parte e ci dedichiamo alla crema di accompagnamento che io ho scelto con i peperoni. Ho tagliato i peperoni dopo averli puliti, quindi rimossi i filamenti interni ed i semini, e li ho tagliati a falde. Adesso ci spostiamo su una casseruolina e andiamo a rosolare i peperoni. Ho scaldato la casseruola, ho versato 1 cucchiaio di olio extravergine, non abbondante, non è necessario. Poi versiamo i peperoni, li rosoliamo per bene, quindi a fiamma sostenuta, per 2-3 minuti, rigirandoli spesso. In questa fase poi possiamo salare e pepare a piacere. Dopodiché abbasseremo la fiamma e procederemo la cottura per altri 10 minuti, fino a quando saranno diventati belli morbidi. Finché aspettiamo che i peperoni appassiscano, ci facciamo la glassa all'aceto balsamico. Versiamo in un padellino 4, 5 o 6, insomma, cucchiai di aceto balsamico. Quindi non siate precisi con le dosi in questo caso. Versiamo anche lo zucchero, 1 cucchiaino. Mescoliamo per bene, fino a scioglierlo. Alziamo un pochino la temperatura, continuiamo sempre a mescolare e adesso faremo evaporare metà del liquido, fino a quando vedremo che l'aceto comincia ad addensare, ok? Poi lo lasceremo intiepidire e vedrete che si formerà proprio la glassa. Dopo pochi minuti di ebollizione vedete che la nostra salsina si sta addensando piano piano e si è ben ridotta. Adesso, come vi dicevo prima, la lasciamo lì e vedrete che quando scende la temperatura comincerà anche ad addensare. Aspettiamo che i peperoni si cucinino perfettamente e poi procediamo. Abbiamo così finito di cuocere i peperoni, li abbiamo lasciati raffreddare e questo è il risultato. Adesso dobbiamo realizzare una cremina. Versiamo i peperoni all'interno di un mixer, o meglio di un becher, così. Poi aggiungiamo il latte, un pochino di latte, e poi mixiamo. Abbiamo così realizzato la nostra crema ai peperoni. Se volete potete anche filtrarla attraverso un colino. Io invece la tengo così perché mi piace un po' polposa. Che cosa ci manca adesso? La realizzazione del polpo croccante, che altro non è che un polpo spadellato. Mettiamo tutto il polpo con i pezzettini che io avevo tagliato in precedenza, così. Possiamo decidere se tagliarlo a pezzi piccolini oppure se lasciare i bei tentacoli. A me piacciono i tentacoli lunghi con le ventose, se non vi piacciono le ventose chiaramente toglietele. Io faccio così. Magari i tentacoli troppo lunghi, come in questo caso, possiamo anche tagliarli, vero? Se non volete che si arriccino, potete infilzarli con uno stuzzicadenti e poi procedere con la rosolatura. Ma invece, se si arricciano un po', non dispiacciono, ok? Ecco qua. Possiamo anche tagliare la testa.
Molto bene. Come vedete, io ho anche lasciato la pelle. Se non vi piace, toglietela anche in questo caso. Ho così versato un cucchiaio di olio extravergine all'interno di una padella. Io scelgo delle padelle in pietra che mi permettono di utilizzare pochi grassi. Sto anche aromatizzando l'olio con uno spicchio di aglio in camicia. E adesso che l'olio è caldo, possiamo anche rosolare i nostri tentacolini. Li rosoliamo un paio di minuti lato per lato e poi procediamo la cottura per altri 5-6 minuti a fiamma però moderata. Abbassiamo pure. Ok. E questo è il polpo croccante. Adesso procediamo con l'impiattamento. Allora, io ho preso un piatto da zuppa, ok? Mettiamo una base con la salsina ai peperoni. Riscaldatela prima, Facciamo una bella base, ne mettiamo anche un po' di più. Ok. Poi sopra ci sistemiamo il polpo, eccolo qua. Poi, che cosa ci va? Un po' di prezzemolino fresco sopra. E ultimo tocco, la nostra glassa all'aceto balsamico che si è solidificata. Eccola qua. Il nostro piatto è pronto. Io chiaramente ve l'ho servita con una base di peperoni, però per renderla ancora più delicata la salsina potete sostituirla con una salsa a base di patate oppure anche con i piselli. Buon appetito!